allora proseguiamo sul nostro tavolo. Era stato chiamato in causa, citato il presidente del gruppo Giovani Imprenditori, è qui con noi, è Roberto Pace. C'è un problema di inserimento di giovani sia a livello di imprenditori che a livello di lavoratori in questa filiera? C'è un problema di formazione professionale, c'è un problema di aziende, di piccole aziende magari monofamiliari che faticano, come dire, al cambio generazionale? Insomma, lei, voi giovani del settore, come vedete la situazione? Direttore, mi consenta una battuta. In prima istanza direi tragicomica. Bene, partiamo bene. Poi il ruolo istituzionale che rivesto mi impone di essere pragmatico e propositivo, quindi cercherò di essere propositivo. Tragicomica non lo dico a caso. In Italia abbiamo una disoccupazione ancora molto alta, soprattutto in ambito giovanile, però le nostre aziende faticano a trovare risorse umane, soprattutto di giovani. Provo un attimo a inquadrare la situazione. Le imprese di gestione sono una parte importante della filiera, ha come componente della propria manodopera tecnici, figure tecniche e addetti al rifornimento, che all'incirca pesano il 70% della forza lavoro nelle nostre aziende. Su queste abbiamo ad oggi una stima che si attesta intorno al 10% di risorse che mancano nelle nostre aziende. Quindi le nostre aziende sono in grado di produrre posti di lavoro, sono in grado di crescere e generare appunto ricchezza, come ho detto prima, ma mancano le risorse per farlo. Il Covid ha creato una distorsione importante, lo cito perché è giusto non dimenticare, il reddito di cittadinanza ha contribuito a peggiorare la situazione. Oggi ci troviamo nella condizione in cui le nostre aziende hanno la possibilità di progredire in termini di lavoro, in termini di efficienza, ma sono frenate dalla mancanza di risorse umane. E su questo credo che gran parte del problema possa essere riconosciuto nei centri per l'impiego. I centri per l'impiego sono quegli enti che dovrebbero in qualche modo far matchare la domanda con l'offerta di lavoro, ma oggi sono totalmente inefficienti. Le pratiche sono farraginose, gli strumenti che ci mettono a disposizione sono spesso inutili e le ricerche, le selezioni che producono spesso non sono sufficienti a sopperire alle nostre esigenze. Siamo arrivati al punto che le piccole e medie imprese, perché poi le grandi aziende riescono sempre a strutturarsi, ma qui parlo più che altro per le piccole e medie imprese, si trovano a dover costruire all'interno degli uffici di ricerca e selezione. E questo ovviamente è impattantissimo perché non sono strutturate né con le competenze né per poter fare questo tipo di ricerca. E quindi i nostri imprenditori delle piccole e medie imprese passano tanto tempo a cercare risorse umane. Le cercano, spesso non le trovano, a volte le trovano ma non sono sufficienti. E allora chiedo, perché non intervenire appunto sui centri per l'impiego da parte delle istituzioni, perché non intervenire nel collegamento fra le aziende e gli istituti scolastici per far sì che si creino dei canali preferenziali per far affluire nelle nostre aziende dei profili che siano quantomeno un po' formati. Oggi la formazione dobbiamo farla totalmente in casa, con i costi ovviamente annessi e connessi, quindi perché non pensare di ricevere dei bonus formazione o dei crediti d'imposta sulla formazione? Per una formazione ci facciamo in casa perché gli istituti scolastici non sono in grado di fornirci manodopera qualificata. Ovviamente il nostro settore è piccolo, di nicchia, come si diceva, però il settore del food service in generale è ampio. Quindi perché non pensare negli istituti tecnici industriali o tecnici professionali, perché non pensare di istituire un percorso di tecnici manutentori per il food service? Il food service inteso come tutto il mondo che gira intorno al fuori casa, riparare macchine, distributori automatici, riparare macchine da bar, riparare macchine per le colazioni negli hotel è un lavoro che sicuramente potrebbe avere delle ricadute molto positive sull'occupazione. E allora perché non prevedere già all'interno degli istituti scolastici un percorso di questo tipo?
Inoltre, ma non per ultimo, l'importanza della transizione digitale e sostenibile. Le nostre aziende ormai sono pienamente coinvolte in questa transizione, ovviamente lo fanno con tutto lo spirito che serve per arrivare al famoso goal di cui parlavamo prima. Però ovviamente le imprese devono riuscire a trovare queste figure, ad attrarle e soprattutto devono riuscire ad approcciare in modo pragmatico questo tipo di cambiamento per poter introdurre queste figure che sicuramente sono più altamente formate rispetto a quelle che fino ad oggi avevamo in casa e che quindi necessitano un investimento importante. Le aziende del nostro settore sono sempre state molto resilienti nel uscire dalle difficoltà e quindi sicuramente lo saranno anche in questo caso e sapranno raccogliere le sfide future, però non possiamo sempre farcela da soli e quindi come settore abbiamo bisogno di una mano. E mi avvio e concludo, consentitemi un accenno anche alla situazione. Come si potrà ben comprendere dal mio accento, la provenienza è toscana. I riflettori si stanno già spingendo su una regione in cui l'economia è a pezzi. La provincia di Prato, Pistoia e parte della provincia di Firenze sono state colpite da una pesante alluvione negli ultimi giorni, tutti ne siete a conoscenza, ma le imprese, che sono quelle che poi offrono lavoro e sono quelle che a noi danno il lavoro, perché i nostri distributori sono nelle aziende e i nostri distributori producono fatturato se le aziende, i nostri clienti lavorano, sono veramente a terra. E di questo secondo me le istituzioni stanno parlando troppo poco. Quando si parla di sostenibilità bisogna anche pensare alla salvaguardia del territorio e non risolvere il problema nel breve periodo dell'alluvione, ma lavorare con un approccio programmatico per il futuro, perché la salvaguardia del territorio credo sia fondamentale per salvaguardare cittadini e imprese. Grazie. Grazie.